più per cercare di arginare lui, ne è una testimonianza, ma anche gli altri. Io penso che in questo momento parlare dei sede ma non serve più a nessuno. C'è il Latina sabato, uno spareggio Salvezza, uno scontro Salvezza, una partita quasi fondamentale. È un gruppo che lavora, è un gruppo che è in difficoltà, è un gruppo che in questo momento si può aiutare da solo attraverso atteggiamenti e approcci completamente diversi, ma soprattutto grazie all'aiuto del pubblico. Infatti io approfitto, scusami se approfittiamo della tua presentazione, ma approfitto per lanciare ancora una volta l'appello, lo farò sempre, di venire allo stadio sabato, perché la squadra è della è dei Ternani. Noi abbiamo bisogno del pubblico, il Latina, l'arbitro, tutti devono capire che non abbiamo messo le armi. È fondamentale questo. I dirigenti passano, i calciatori passano, le categorie, riprenderle è difficile, voi lo sapete perché anche voi avete fatto tanti sacrifici per riconquistare la Serie B. Quindi, al di là di quello che è stato, io capisco tutto, però il sabato penso che la squadra vada sostenuta. Io sono un mese e mezzo che vivo lo spogliatoio, non ci sono problemi, anzi forse magari ci fosse stata qualche scossa, qualche scintilla, a volte serve, no? Non ci sono problemi, se no ci attacchiamo a nulla. Quando siamo stati in ritiro c'era, qualcosa c'era, una fascia di capitano, cioè, dico, che girava così, gironzolava nello spogliatoio, non era cosa normale, no? Poi è arrivato Ledesma e la squadra, devo dire che lì è stata molto, molto squadra, affidata a Cristian. Ormai non me la sento, non ci sono problemi. Il problema, la scossa, sono i risultati ti fanno stare bene.